moto in Serie A femminile, primo successo stagionale del Cosenza che oggi pomeriggio ha sconfitto in casa le ragazze del Milano col punteggio di 6-5 con doppiette di De Cuia, Cuzina e Motta. Gara condotta quasi sempre dalle calabresi che solo nel finale hanno un po' sofferto il ritorno delle lombarde. Tutta la squadra di casa ha girato bene, meritando una vittoria importante dopo l'avvio di campionato in salita. 3 punti che fanno classifica e morale, come ci ha confermato a fine partita il tecnico Marco Capanna. Ascoltiamolo. Meritato, sofferto, 3 punti che comunque volevamo. La prima partita forse con una squadra di pari livello, leggermente superiore, ma sono progetti diversi. Loro hanno fatto 8 acquisti, noi siamo una squadra costruita sul vivaio che abbiamo rischiato ancora di più quest'anno, dando ancora più spazio alle nostre. Quindi sono tanti i segnali positivi, soprattutto che arriviamo a una vittoria sofferta, ma difendendo forte, che per me è il principio base per la struttura di questa squadra. Qualche piccolo rischio nel finale, ma poi alla fine comunque i 3 punti sono quelli che contano. Più di qualche piccolo rischio nel finale, devo dire la verità che siamo andati avanti di una, due, tre lunghezze. E siamo state brave in quello perché a volte ci manca. Dopo siamo arrivati al pareggio, però non ci siamo disuniti. Secondo me qualche occasione la potevamo sfruttare meglio, qualche duna diciamo che ci poteva essere concessa. Però, ripeto, preferisco sapere di avere una squadra compatta con gli spigoli nella difficoltà perché ha un valore doppio in prospettiva futura.